l'estate, il periodo più caldo dell'anno, inizia a fare caldo, iniziamo a vestirci più leggeri, a mangiare più fresco. Peccato che io in questo momento stia morendo di fame e che abbia voglia di un hot pot, quindi... Ah, hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Assaggiamo. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ebbene sì, di nuovo Chinatown, di nuovo Hot Pot, stessa marca dell'altra volta, sempre in sconto, ma questa volta con pollo fritto e soprattutto non piccante. Ho puntato a quello non piccante questa volta perché appunto era l'unico disponibile, anche se il giorno dopo sono tornato e c'era di nuovo quello piccante, me lo sono preso per i cavoli miei questo giro. E ho detto, la prima volta è andata benissimo, mi è piaciuta un sacco e volevo assolutamente rimangiarlo, solo che andare all'hot pot per mangiare da solo mi pareva un po' triste. Ecco perché esiste tutto questo. Allora, questo giro, appunto, non essendo piccante, valuterò principalmente sempre il sapore, ma devo essere sincero, alla fine parlando di questi prodotti, un minimo di piccantezza la troviamo sempre. Quindi apriamo la nostra bella ciotolona, ecco qua, e i delfini ringraziano, togliamo il cartonato, ecco qua, e rieccoci di nuovo con la nostra scatolina per l'hot pot. Dunque, l'altra volta abbiamo trovato carne manzo, però in stile Simmental, che nonostante l'odore mi era piaciuta lo stesso. A questo giro invece abbiamo... Quella strano. Ah no, aspetta, sono sotto. Dicevo, avevo visto solo due cose, ho detto strano. No, 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 era tutto sotto. Ecco qua. Dunque, dicevamo, abbiamo una, due, tre e questa è la pasta. Sono abbastanza sicuro. No, forse mi sbaglio. Forse sono le verdure, vista la consistenza. La nostra salsa, che vista così non mi sembra molto densa, ma soprattutto non mi sembra piccante. Ed infine la nostra busta per scaldare l'acqua. Quindi andiamo per ordine. Togliamo il primo e mettiamo la bustina. Non ci mettiamo subito l'acqua, quella tra poco. Tac. Poi prendiamo il secondo. Siccome non so in quale sia la pasta o quale sia il resto delle cose, andremo alla cieca, quindi aprirò per prima questa. Vista la consistenza, credo che questa sia la pasta. E infatti avevo ragione, soliti spaghettozzi di riso come l'altra volta. Ecco qua. Poi direi questa e questa credo sia la nostra carne. La miseria, quanto è dura, non riesco ad aprirla. Ecco qua, ho dovuto aprirla dall'altro lato. Ok, odore di pollo. Sempre stato Simmental, però alla fine non c'è nulla di male, visto che una volta mischiato tutto i sapori migliorano e soprattutto si uniscono. Quindi di conseguenza questa deve essere la verdura. Vediamo se sono le stesse dell'altra volta. Vedo già la rapa, vedo l'alga, vedo quello che credo sia sempre bambù. A questo giro però c'è anche il black fungus e la patata. E infine abbiamo il nostro brodo che cercherò di aprire solo dall'angolo per evitare perdite superflue. Ecco qua, no, mi sbagliavo. Dal colore a me sembra piccante anche questo. No, sai cosa? Forse mi sbaglio, è più una salsa marinara, pomodoro, origano e altre spezie. Mi aveva tratto in inganno la consistenza oleosa, ho subito pensato fosse piccante. Però sì, ho ragione, è una salsa al pomodoro e devo dire neanche tanto male, molto buona. Però ho bisogno di un fazzoletto. Ok, rieccomi e ho portato anche dei tocchetti di formaggio tagliati a strisciole che ho visto in molti video coreani, giapponesi, di gente che mangia e combini, che loro prendono cosa? Questo tocchettino di mozzarella, quella secca, quella che si mette magari sulla pizza, la strappano sottile e poi la mettono nel pot, nel instant noodles e viene un bel, appunto, misto bello cremoso. Quindi prima mettiamo l'acqua, poi ce li mettiamo che magari si mischia un attimo meglio. Per non consumare queste bacchette che comunque sono belle, ho preso un paio di bacchetti che ho già preso da un sushi da un'altra parte. Quindi le apriamo, facciamo così che togliamo i pezzettini di legno superfluo, mettiamo l'acqua fino alla striscia, ecco qua, diamo una leggera mescolata perché se lo facciamo forte poi si perde tutto e mi cade addosso, che poi non so sinceramente se c'è magari un ordine definito, se prima devi mettere le verdure, se prima devi mettere il brodo, se prima devi mettere, o meglio,
negli hot pot, diciamo originali, quelli che vai al ristorante, certo, prima metti il brodo, poi metti tutto il resto. In questo istantaneo non so se c'è una regola, prima va la verdura, poi la carne, poi la pasta, prima la pasta, poi il resto. Mettiamo ai lati abbastanza distanti i miei tocchettini di formaggio tagliati appunto relativamente sottili, ecco qua. Quindi come l'altra volta metto mezzo litro d'acqua, che l'altra volta era bastata e mi sembrava fosse anche giusta la quantità, quindi tac, ecco qua. Tra poco inizierà la reazione chimica, quindi mettiamo già subito il nostro pot sopra. Sta già iniziando a bollire, sta già iniziando a fare... Ha già iniziato! Ah, chiuditi! Ha già iniziato! Sta già, ecco, svaporando. Se vedete un po' in controluce qua, si vede già che sta facendo il vapore. E come per l'altra volta, Alexa, metti un timer di 15 minuti. Grazie. E noi ci rivediamo appunto tra 15 minuti. Non vedo l'ora che sia pronto, sto morendo di fame io. Vorrei farvelo sentire il più vicino possibile. Questo è il rumore della bustina che ha iniziato a bollire tutta l'acqua. Fantastico. È pronto. Eccolo qua. Sta ancora bollendo ovviamente. Togliamo un attimo le bacchette e scoperchiamo il nostro hot pot che è bollente. Mi è uscita una vampata di vapore qua e mi ha devastato. Allora, si sente prepotentemente l'odore di pomodoro, però si sente anche tantissimo le spezie e la cosa non mi dispiace affatto. Ok, siccome sto morendo di fame non vedo l'ora di assaggiarlo. Dunque, io ho qui anche ancora due cose che vorrei provare ad aggiungere. Tra l'altro il formaggio non si è sciolto del tutto come pensavo, ma in realtà non mi dispiace. Vediamo un attimo appunto. È morbido, nel senso ha preso moltissimo del sapore della salsa appunto, però non si è disfatto, quindi non si è ammollato troppo. In realtà guarda, ti dico, perfetto così, è perfetto esattamente così com'è. Quindi diamo una bella mescolata e come vi dicevo, buona, è stata una bella idea mettere il formaggio dentro. Ho qui due cose, allora prima di tutto vorrei provare il tutto normalmente, ma se volessi aggiungere un tocchettino di piccante, ho qui una salsa Thai piccante ovviamente, che mi hanno regalato in un pack di salse piccanti. Ho scelto quella Thai perché ho detto magari in questo misto ci sta bene. E ho qui anche questo pacco di Kissburn. Allora, so che è verde, non si vede, però io non ho ancora capito se queste cose si mangiano così da soli, come già abbiamo fatto moltissimo tempo fa, e sono anche buoni da mangiare da soli. È un po'... Asia, perché ci odi? È veramente forte. Non di piccante, cioè c'è il piccante, lo sento, non mi dà fastidio a me, ma un'altra persona potrebbe morire. Io non ho idea di cosa ho mangiato. O si possono mettere anche nel cibo, come in questo caso. Quindi prima mangiamo il tutto senza aggiungere queste due cose, poi dopo magari ci proviamo. Cerchiamo di prendere prima la pasta, un pezzo per volta, e poi proviamo un po' tutto assieme. Prendiamo la pasta, cioè senza esagerare, ecco qua. Allora, confermo, non è per niente piccante. La pasta, come al solito, in quei 15 minuti diventa veramente molto buona. Si impregna di tutto il sapore della salsa, quindi il fatto di essere così leggeri è perché comunque vanno ad assorbire poi quello in cui sono cotti. Proviamo le verdure, quindi iniziamo con la patata. Sempre buona, come al solito, finché sono sotto vuoto mantengono molto del suo sapore. Però questo giro devo dire, magari quella che ho appena preso, però appunto provo con un'altra. Ok, sì, era quella che avevo preso, questa era molto più morbida. La prima che avevo preso era ancora un pochino dura, diciamo, un po' della stessa consistenza della rapa, diciamo. Che a primo impatto poi questo ha un sapore molto strano, però poi abituandoti al sapore diventa molto buono. Poi questo che l'altra volta appunto non c'era, il black fungus, sapore molto forte nonostante la consistenza del fungus sia molto morbida. Ed infine a livello di verdure proviamo anche l'alga, appena riesco a prenderla, ecco qua. L'alga
È incredibile veramente come sia così morbida, ma abbia un sapore molto dolce. Vorrei provare però un tocchettino, eccolo qua, un tocchettino di pollo che è molto grosso per essere comunque in un pack sottovuoto e istantaneo, eh. È fritto perché è fritto, poi ovviamente essendo dentro il brodo, diciamo la consistenza del fritto va un po' ad ammorbidire il tutto. Però il pollo è veramente buono, è veramente veramente buono, e a differenza della pasta che si impregna del sapore appunto della salsa, il pollo mantiene il suo sapore e aggiunge comunque all'esterno il sapore della salsa. Quindi ora proverei un bel morso un po' di tutto, se riesco a prendere un po' di cose assieme. Ecco qua, pollo e pasta. Davvero, il pollo che mantiene il suo sapore e la pasta che assorbe tutto il sapore della salsa, veramente incredibile. A parer mio, come ho detto già l'altra volta, 10 euro è un costo un po' eccessivo, ma per una cena diciamo intera così che c'ha di tutto, verdura, carne, pasta, salsa, li vale tutti, li vale veramente tutti. Ora vorrei provare prima a mettere il Kissburn, che è appunto questo tocchettino di soia aromatizzato al pollo, ovviamente piccante. Questo si può mangiare anche così, ma voglio vedere se all'interno appunto di un eventuale noodles istantaneo o simili si scioglie, prende sapore, non lo so, vediamo cosa succede. Anche se al momento sono riuscito a perderlo, non so dove è finito. Però già l'olio piccante che lo ricopriva si è già mischiato con la salsa. Vedo già proprio le macchione di olio di cui era impregnato questo coso qua. Proviamo a tirare su un po' di roba, confermo. Il piccante già si è espanso per il tutto, ma la salsa di pomodoro ovviamente è maggiore, quindi diciamo che il piccante è solo una puntina aggiuntiva al tutto, quindi non lo aggiungerò al giudizio appunto del piccante, visto che lo giudico per come era prima. Veramente veramente buono, davvero. Io li prendo in sconto perché faccio un po' schifo e non voglio pagare il prezzo pieno. Io questi li prendo in sconto perché li trovo, mi sono piaciuti e quindi di conseguenza li prendo. Non li prendo a prezzo pieno perché mi pare un po' eccessivo, però davvero, se un giorno mi passasse proprio della serie ho voglia di hot pot, non c'è in sconto, io vado e me lo prendo, se mi trovo ovviamente a Chinatown, intendo, vado e me lo prendo, perché davvero, credetemi, per quei 10 euro che sono, vale veramente tutto il prezzo. E ho ritrovato il mio tocchettino di soia aromatizzato al pollo e ha perso tutto quanto l'olio che aveva attorno, e infatti ha solo il sapore della soia adesso, perché tutto, diciamo, l'olio piccante che lo ricopriva si è mischiato con la salsa. Comunque, prima di finirlo, e credetemi, sto facendo veramente fatica perché è buono, sto morendo di fame e veramente, madonna mia. Allora, a questo giro giudicheremo solamente il sapore, visto che il piccante non c'era e l'ho aggiunto io. Quindi, a livello di sapore, devo dire che mi è piaciuto davvero molto. La scelta del pollo comunque è buona, perché come ho detto, il pollo mantiene tutto il suo sapore, una volta scaldato veramente è morbido, buono, e ha ancora quella consistenza un po' del fritto. Il problema è che il fritto dentro il brodo si va un po' ad ammollare. Quindi se dovessi scegliere, io sceglierei ancora quello al manzo o al pollo non fritto, se ci fosse. Quindi a giudizio totale di tutto, la salsa è veramente buona, le verdure erano già buone l'altra volta, quindi nell'insieme è già ottimo. La pasta, a questo giro devo essere sincero, ha assorbito moltissimo della salsa, cosa che l'altra volta effettivamente non mi sembra di aver fatto molto caso. Però la carne appunto fritta, che poi viene bagnata, perde un pochino, quindi darei un 7,5-8, dai, faccio il buono e gli do 8, perché veramente, soprattutto la salsa mi è piaciuta davvero tantissimo, e nell'insieme di tutto va a correggere anche solamente quei piccoli errori che ci sono. Come ho detto, piccante non ce n'è, quindi gli diamo 0, anche se la salsa di pomodoro aveva un pochino di spezie, appunto non piccanti, probabilmente origano e la singola salsa. Quindi appunto non è piccante, questo qui arancione che ho preso è per tutti. Credetemi, se vi trovate a Chinatown o riuscite a trovarlo da altre parti a un prezzo comunque conveniente, ve lo dico, 10 euro è il prezzo che c'hanno a Chinatown. Se lo trovate di più, mi sa che è un pochino esagerato. Comunque signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto, noi ci vediamo a un prossimo pranzo. Ciao a tutti!